Buonasera a tutti. Scusate Buonasera a tutti. l'attesa. Scusate l'attesa. Allora, io sono Giona, lui è Genxa e questo è il canale Twitch del buon Genxa, che ringraziamo come ogni settimana di ospitarci qua allegramente. Io e Genxa siamo gli Herpes. Ora mi aspetto che Genxa ci chieda Perché perché Herpes, Herpes? perché così siamo sicuri di essere sulla bocca di tutti. Mamma mia, Che che battutone, lo battutona proprio. Dovremmo cosa andare. pretendi alle 9:30 di sera? Già alle 9 di sera ho Vabbè, stato tutta la giornata in una carrozzeria. Ci dovremmo spiega andare a che cazzo Zelig. pretendi. Allora, vediamo alle novità. A Londra un grattacielo va a fuoco. Trump è sempre più invischiato nel cosiddetto Russia Gate. Ma noi queste cose non possiamo certo cambiarle, quindi ci No, limitiamo a parlare di GTA 5. invece a Los Santos, o meglio, Invece fuori allo da Los Santos. Santos, quelli della Rockstar hanno visto che ci sono un po' troppi modder che attribuiscono soldi a cazzo ai giocatori. E Io sono di quindi. fronte a casa tua, se vuoi Ah, saperlo. e quale casa mia? Arrivo, Quella vecchia che era vicina all'altra casa mia, però aspetta che ti inquadro sulla mappa e arrivo. Arrivo che c'ho l'insurgente. ah. Allora, Ah, ti devo far vedere il la Rockstar ci ha gippone. dato un po' di novità allo Santos. Punto primo. Ha abbassato i soldi un po' di tutti, quelli che i modder hanno aggiunto a tutti quanti. Infatti io mi sono trovato le risorse abbassate di 3 milioni e mezzo, Jenksa Pure. anche, ma tanto io ero rimasto multimilionario perché lo ero già da prima. E invece io sono Jen povero. non lo era e quindi è rimasto senza un soldo. Nel frattempo, ieri è stato aggiunto anche la nuova espansione Trafficanti d'armi. Quindi io cosa ho fatto? Mi sono comprato un bunker. Hai Ho fatto speso un bene. puttanaio di soldi miei. Scusami. Ho comprato una macchina anch'io quando avevo ancora i soldi. Il Comunque dicevo, gippone con ho sei speso ruote. un sacco di soldi miei per comprarmi un bunker, metterci dentro un po' di roba, assumere un po' di gente. Fai retromarcia. Perfetto. Con un po' più di rincorsa, che magari così c'entri l'NPC. Comunque, mi hai tamponato Iniziare l'auto. la produzione di armi, che badate bene, l'ho iniziata ieri, ho iniziato anche la ricerca, non so cosa ci sarà oggi. Andiamo a vedere se Immagino c'è che già ci siano qualcosa. delle armi da vendere, quello Andiamo a sì, che vedere se quello c'è lo già. scopriremo tra poco, perché adesso io punto sul mio bunker, che era quello che costava di meno comprarlo, tanto per riempirlo costa tutti uguale. Mi rimanevano 2 milioni e non ho comprato il centro operativo mobile, Vabbè. perché altrimenti sarei rimasto senza soldi e quindi per consolarmi ho speso un sacco di soldi Allora, aspetta investiti. che ho un po' di problemi col PC, devo chiudere un po' di cose. Deve chiudere la zip, scommetto che era su Pornhub. No, c'è la CPU che è un po' troppo Per la seconda settimana di seguito, carica. Jack ha problemi con la GPU del suo No, PC. ma credo che sia GTA, sia un problema di GTA. Provo ad Mentre non abbassare, non so, ho i problemi dettagli con la zip, cioè grafici. volevo dire che ho il computer. Provo ad abbassare i dettagli grafici, far qualcosa, fare cose. Perché lui non è su Pornhub, no. Adesso no. La Ricordiamo che Telecom. la maggior parte degli incidenti allo Santos è dovuta all'utilizzo dell'iFruit. Esatto. La In realtà non è vero, è dovuta alla deficienza artificiale, ma Esatto. questa è un'altra questione. La team ha pensato bene di dare la possibilità di passare gratuitamente alla fibra a 200 mega chi ce l'ha a 100. Figata. Ho fatto richiesta. No, E loro ti hanno fatto gli sberleffi? mi hanno detto che mi spediranno un nuovo modem. Fico, che fico, che fico, che fico. Questa era una canzone di coso, di Pippo Franco. Pippo Franco, esatto, non mi veniva il nome. Un successone degli inizi anni 80, cosa fa? 79 o 80? 80, credo.
Sto facendo modifiche a caso, la configurazione di GTA forse non è il caso che le faccia. Anche E se ne rende conto anche lui. perché mi dice no, devo riavviare. Ma Va veniamo bene invece a così, noi. dai. Settimana scorsa abbiamo fatto uno speciale di sabato, chiamato Sabato Criminale, e abbiamo avuto un discreto successo che tradotto in termini pratici, invece che avere un massimo di 4 spettatori contemporaneamente, ne abbiamo avuti un massimo di 7. Che tanto, questi Che non piccoli è malandrini male. del sabato sera che volevano fare un po' di sabato criminale, divertendosi con sbaratorie e criminali, gatti criminosi virtuali, ovviamente, a Los Santos, hanno anche riempito la chat, quindi abbiamo deciso di continuare a metterci anche questa settimana un sabato criminale. E quindi ai malandrini del mercoledì scordiamo che possono comunque riunirsi insieme a quelli del sabato sera al sabato criminale. E ricordate, se il vostro personaggio inizia per G, potete chiedervelo, chiedercelo e potrete entrare negli associati della G&G Associated. Esatto, se è iniziata con un'altra lettera, no. Se il vostro nick su Rockstar non inizia per G, ce lo chiedete, potete comunque entrare nella nostra crew Volendo, sì, perché G&G, che tanto ha tantissimi membri, due. due, io già sa, e, però chi se ne frega se proprio volete. Potete anche non farlo, insomma, dipende da voi. Dipende da voi, se avete voglia. Se avete voglia. È Se tutto siete molto online bello. e risolverete l'indovinello che Jenksa vi farà più tardi, Sì, adesso potrete anche giocare insieme a noi. No, non è lo cerco vero. su Siete online. Google. Vabbè, ok. Lui dopo cercherà su Google O un prenderò la indovinello. settimana enigmistica. So, la pagina. Se Fa... lo indovinate, Che potete figata giocare. Se l'ingresso del poi vi bunker. interessa davvero farlo. Che figata l'ingresso del bunker. Tenendo conto dell'immensa quantità di persone che ci ascoltano, potete rispondere all'indovinello anche settimana Ah prossima. sì, tanto. Che figata l'ingresso del bunker E3. È molto interessante, è tutto molto interessante, come Ed dice è tutto molto Rovazzi. bello. Io non mi perdo ovviamente dentro il bunker. Beh, è nuovo. Volevo piazzare il punto di rientro in gioco nel bunker. Non si Ma può. c'è un ma, non potevo interagire col computer del bunker se non ero un CEO. CEO. Intanto io ho sfanculato LJT che mi ha chiamato per gestire l'MC Club. Allora, sono pieno di scorte. La ricerca ha fatto una tacchetta e la merce non c'è. Quindi clicca per accedere. Io guardo le tele, ficco il naso sulle tele, nelle telecamere. Oh, ma Mi si è abbiamo... sbloccato un. Non mi dire che. C'è un laboratorio con un No, no, no. omino. Stiamo ricercando qualcosa. C'è un Allora. laboratorio con un omino. Che c'è? C'è un laboratorio con un omino. Il deposito della merce è vuoto. Sì, perché. Però, come detto poco fa, il livello della merce è zero. Però la ricerca ha fatto un trattino di. Ottimo. Il poligono pure. Sembra un po' la base della Spectre di James Bond, però. Questo sarà il cesso? Io No, camera ho da messo il personale, sia la produzione che la ricerca, quindi entrambe. La produzione merce è praticamente inesistente. letto. E c'è E una anche la minuscola ricerca tacca di perde ricerca, sì. tempo, perché non fa, visto che abbiamo un po' di scotti, aspetta che esco di qua, perché giustamente, opalà, prima. Ecco fatto. Ma no, i Allora, distributori prima invitiamo. funzionano. Mettiamo. Premi E per acquistare Jaxa. una bevanda, figata. Dovrei mandarti Sì, mi inviato. hai Ecco, accetta l'invito come associato. inviato l'invito. Mi hai inviato l'invito. Sì, ti ho inviato l'invito. Accetta l'invito, grazie. Fatto. Ok. Allora, Jenksa, sei diventato. Però certo che Un potevano membro. scegliere delle texture della sedia migliore. Insomma, è riparata con lo scotch questa sedia. Allora, visto che
Le scorte si sono abbassate probabilmente perché la ricerca ha preso piede. Riforniamo ruba scorte. Ah sì, visto che siamo in due. Visto così perlomeno facciamo qualche missione. Sì, poi vabbè, possiamo fare anche quelle del Motorcycle Club. Io oggi pomeriggio mi sono collegato, ho fatto Direi che visto che siamo soli, una cosa. visto che siamo soli nella sessione, vendiamo qualche auto che guadagniamo di più. Che Va bene, va bene, va bene. tradotto significa che guadagno di più. Va bene. Readings indicate a large stockpile of weapons on a cargo ship on Elysian Island. You'll encounter foreign Aspetta che agents, so tolgo you sta might want to cazzo go di radio, quietly. che non, altrimenti la polizia del copyright ci picchia. Mi hanno chiamato, mi hanno detto: ehi, guarda che ci sono cose da fare, gente da vedere. Raggiungi Chubacabra Street. Chupacabra Street, sì, notavo anch'io. Ecco, questo è uno dei motivi per la GTA 5. Esiste Chubacabra Street. Ecco, voi non so se ci avete fatto caso, abbiamo il nostro bunker che è vicino alla montagna e contemporaneamente al mare. Sì, quindi siamo in Liguria, che No, siamo a Los Santos. No, è come Genova. è come Los Los Santos, perché è Santos. un'isola, Los Santos? Cioè, anche perché non credo che a Genova ci spari così facilmente come a Los Santos. Ma non lo so, nei Carruggi si accoltellano, però mi dicono i genovesi, poi non lo so. Oh. Secondo me Los Santos assomiglia di più a Viale Padova Milano, Sì, con i latini, sì. Spariscono eh? Con i le latini nel senso degli texture, antichi romani con la certo. toga. Spariscono le texture, riappaiono le texture, appaiono due spettatori non loggati. Ciao, due spettatori non loggati. Ciao, due spettatori non loggati, come va? Io spero bene. Qui io sono Jonah, lui è Jenksa e benvenuti. La nostra diretta è iniziata da poco. Siamo due imbecilli che giocano solo per divertirsi, niente di più, E niente di siamo in meno. ritardo, come Se sempre. appartenete alla categoria della gente che gioca per divertirsi o si diverte guardando gli altri giocare, Siete nel posto giusto. siete nel posto giusto. Ora stiamo facendo una missione per rifornire di materiale il bunker per la produzione d'armi, Che è la per nuova espansione, la chiamiamola, nuova tra. Esatto. espansione trafficanti d'armi uscita ieri. Chiaramente avrei potuto scegliere un bunker più vicino alla città, ma ci saremmo persi il bel panorama E soprattutto della costava di più. Certo, periferia di Los Santos, cosa che non frega niente a nessuno, ovviamente, però mi devo pur giustificare la scelta in qualche maniera. io mi sono comprato un elicottero per fare il giro degli stabilimenti del MC Club che ho Ma che fatto un non po' sa dove capita. pilotare? No, Perché voglio dire, non sa pilotare. ho imparato, sono riuscito anche ad atterrare oggi. Io sono riuscito ad atterrare 2 volte con un elicottero e dopo che ho visto come atterravo, ho scelto di non pilotare gli Ho elicotteri. Pensate. fatto una consegna per l'MC Club con l'aereo e tentando di atterrare mi sono posato su un traliccio dell'alta tensione Aia, che brutto! e sono sceso dall'aereo. Il mio personaggio ha tentato di aprire il paracadute, non l'ha fatto ed è morto. Ehi, con gli aerei è meglio che li piloti io. È morto cadendo tipo di 1 cm alla volta, rimbalzando dentro il traliccio dell'alta tensione. Una cosa abbastanza ridicola. Ma dov'è che dobbiamo andare? Non vedi la linea gialla sulla mappa? Allora, ecco, guarda, prendi la Vicinissimo! mappa, l'allarghi e vedi dove devi andare. Vicinissimo! C'è un Io altro non l'ho visto, bunker qua! sto ancora seguendo la mappa, però la vedo molto lunga. Ah no, scusa, c'è un magazzino, non è un bunker. Scherzavo. C'è anche il magazzino veicoli. Anche io a selezionare la mitragliatrice perché serve. Ricordiamoci su un insurgent tutto dorato. Oh, sono aumentato di rango, sono diventato public enemy, quindi mi metterò a cantare. Cos'era? Walk This Way? Cosa? La canzone di Public Enemy con gli Aerosmith, Walk This Way, no? Ah, possibile.
Ecco, nelle prossime settimane le classiche dirette fatte su Overwatch potrebbero subire delle variazioni con Sto Payday 2, che laggando. era gratis su Steam e quindi noi ne abbiamo approfittato, abbiamo Sì, scaricato Payday vedremo, 2. vedremo. Sto laggando Non è tantissimo. certo che esso avverrà, che questo cambiamento avverrà, però potrebbe accadere. Se accade, non picchiate il buon Jack San, noi vi abbiamo avvisato. Quindi uomo avvisato, mezzo salvato. Salvato. E se siete donne, nessuno vi fa niente, perché altrimenti le picchio io, soprattutto a Los Santos, perché a Los Santos interpreti una donna. Anch'io. No, tu Sto. interpreti un mostro che vorrebbe Vabbè. essere una donna. Sto laggando in maniera imbarazzante, ma non importa. Guarda, devo essere onesto. Jenks è imbarazzante quando a Los Santos solo guardando il suo personaggio. No, è lag, è il famoso lag E comunque. che fa molto male. Ricordiamoci, questo è il canale Twitch di Jenksa. Sì, c'è Il canale scritto. Twitch così seguito, ma così seguito che gli sponsor li paghiamo noi. Sì, infatti, stiamo. E in effetti ho speso dei soldi per comprarmi il microfono. Lasciamo quindi lo spazio allo sponsor di questa sera. Jen annuncia pure lo sponsor. Lo sponsor di questa sera che abbiamo pagato è un marchio qualunque di acqua minerale, che è quella che ho bevuto prima di iniziare la diretta. E l'ho pagato perché ho comprato una bottiglia al supermercato. La famosa acqua minerale qualunque, come l'amaro qualunque. Acqua minerale qualunque. L'acqua per l'uomo inutile, no, quello era l'amaro qualunque. Dobbiamo ammazzare tutta sta gente? Evidentemente adesso. Sono tutti rossi. Cazzo, Meno. mi metto dietro, a nascondere dietro Cazzo, la mano. gli elicotteri ci sono, elicotteri. Elicotteri? Cazzo! Cazzo, cazzo, sono sopra di me. Mi stanno elicotterando. Beh! Mi prude il naso. Colpa degli elicotteri. Dicevo, l'acqua qualunque. L'acqua dei veri uomini. Attenzione. Potrebbe causare morte istantanea, caduta del braccio sinistro, mal di testa, Ma che gravidanze cretino che spontanee. sono! Aggressioni notturne da parte di killer sodomiti. Tenere lontana dalla portata dei bambini. Ho usato il Acqua qualunque. lanciagranate e mi sono sparato una granata sui piedi. Questo succede quando bevi acqua qualunque. L'acqua di chi non deve chiedere mai. È troppo tardi, l'hai già bevuta. Sono anche caduto in mare, fantastico. E dopo aver lasciato lo spazio allo sponsor, passiamo alla nostra missione. Ho fatto una mezza strage, ora cerco di sopravvivere e fare l'altra metà. T'ho visto, cattivone, tu a che punto sei? E Sono ca appena caduto in mare, non chiedermi come ho fatto. non sai nuotare, ricordiamoci che l'unico tizio che gioca a GTA non sa nuotare. No, adesso ho capito che tasti dovevo premere, quindi. Qui c'è una scaletta, penso che la utilizzerò. Ah, ma non posso cambiare arma qua. Questo è. Gli elicotteri dove sono? Uno l'ho Elicotteri. abbattuto Voglio elicotterare un e elicottero, l'altro datemi. lo sto per abbattere. Oh cazzo! Qua serve una mitraglietta! Elicotteri abbattuti. Ha elicotterato gli elicotteri. Ecco, Jenksa si è dimostrato utile una volta tanto. Ha ammazzato appunto. Ho ammazzato della gente. Come se si potesse ammazzare un elicottero, nei videogiochi si può. Ha Sì. Non ammazzato. Scusami, eri te, ti stavo per ammazzare. importa. Dove sono sopra? Ah, guarda, sono lì, guarda. Ah, mi hanno colpito. Gli ho tirato una granata sui piedi, ma lui è stato più veloce. Cazzo, sono caduto a terra.
H1. Sì, lo vedo. Dov'è? È visto sulle scale. Sì, esatto, è sopra lì. Aspetta che arrivo anch'io. Continua a prudermi il naso. Ah, Credo sei che te, sia scusami. morto. Credo che il tizio sia morto. È molto morto. Sì, è morto, tranquillo, adesso devo andare a prendere le scorte. Credo siano qua sopra, ma... Sì, dalla mappa sono lì sopra. Dove Figa, dove... Oh, una sono scorta l'ho queste trovata. scorte? No, aspetta, non sono qui, sono in basso. Io una l'ho trovata qua in alto. L'altra è segnata in basso. Fantastico, perfetto, è esattamente quello che volevo fare. Cosa? Sono sceso in maniera un po' rapida, eh? Ho fatto la stessa cosa che hai fatto tu. Importante scendere. Forza, dai, andiamo all'insurgente, che quando siamo alla guida dell'insurgente nessuno ci può fermare, perché un insurgente d'oro è un insurgente d'oro, quindi non lo puoi fermare. È difficile, sì. Io ho cliccato F, ma la stordita del mio personaggio non l'ha capito bene. Questi cancelli sono insfondabili. Che me frega, tanto si aprono da solo. Ma porca puttana. Big Big Goods. goods, te le tiro io un big goods, indovina dove? C'è sempre spazio per un big goods. Ok. Bene, 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 lag. Aia, aia. Tu vola disinvolto e ci penso io. Se riuscissi a volare disinvolto con un insurgente, ti giuro che una statua al centro di Milano non me la leva Mi nessuno. spariscono le texture, ma non importa. Non importa. E sai perché non importa? Tanto stai guidando te. Sì, può essere un buon motivo. In effetti sì, va bene, lo accetto. Visto che ogni tanto dici qualcosa di Non ci intelligente. seguono più gli NPC. Mica detto. Per adesso non ci sono più sul radar, poi. Nel frattempo sta mandando nel centro di Los Santos un insurgente a più di 100 miglia orarie. Ok, Jen, al volo, quanti chilometri sono in miglio? Sono 1 chilometro e due qualcosa, quindi stiamo andando tipo a 150 all'ora. Ecco, stiamo andando a quello che ha detto Jen, che non ho capito perché il segnale mi viene della... Ah no, a circa 150 all'ora stiamo andando. Stiamo andando a circa 150 all'ora. Ne Stavamo. arrivano altri di cattivoni. Pam! Adoro gli insurgenti. Puoi camminare tranquillamente con qualcuno sotto di te. Cioè, abbiamo fatto esplodere una Faggio, che vi ricordo essere l'equivalente di GTA della Vespa, e a momenti ci ribaltava. Non so se ti rendi conto come ho spazzato via cattivoni. Sì, ho notato. Con il loro subone. E niente, di Quelli nuovo le texture che... che i giornalisti Rai, quando arriva Trump, il presidente americano, definiscono tutti gipponi sub. Sì. Ma tra l'altro, cavoli, l'ultima diretta ha funzionato benissimo e adesso mi perdo le texture. Meglio le texture che la testa, ricordatelo. Beh, però mi girano le balle perché non vedo niente. Non passa. Come cazzo hai fatto a finire nella piscina? Volevo fare un bagno. Aia, potremmo Ok. avere un problema. Non abbiamo problemi, capisci? Io non ho problemi, ho solo soluzioni. No, hai problema.
e ricordati che se non sei parte della soluzione... Non sei parte della soluzione, sei parte del precipitato in genere. Bravissimo, bravo. Nel frattempo, hai cercato su Google l'indovinello? No, prenderò un numero della settimana enigmistica e sceglierò uno di quelli le cui soluzioni sono a pagina 46. E dai! Ops. Senti, già sei povera in canna, non farmi aspettare. Ho rubato anche una supercar. Hai rubato pure una macchina figa, sì. Hai rubato pure una macchina figa, che è la versione di GTA dell'Audi R8. R8. Figa, quante ne imparo stando in carrozzeria. Quante ne sai? Ma quante ne sai? No, in realtà l'R8 la conosco da quando è uscita, perché avevano mandato, c'era lo speciale, cioè lo speciale, e avevano parlato quelli di Top Gear. Sì, tra l'altro è anche una gran bella... Facciamo parlare la cultura, Top Gear. Tra l'altro è anche una gran bella macchina. Ti dirò. Ce ne sono di migliori. Mi dirai. È un Audi e quindi c'è il super... Perché... Felon di merda, non mi hai rovinato la macchina degli altri. Vabbè, degli altri. Vediamo quanto te l'ha rovinata. È un pochino, dai. Ora. Mentre io drifto per arrivare, facendo le curve, Jenks ci racconterà la sua giornata. Ah, bellissima. Questa mattina ti sei svegliato, eh? Sì, e sono andato a lavorare come tutte le mattine, o meglio come tre mattine. Questa è la notizia, è andato a lavorare alla senza settimana. Famiglia. Sì. E senza questi, cioè lui è andato a lavorare in pigiama sì, esatto. Per stare in pigiama. No, ovviamente no, ho fatto colazione, mi sono vestito, sono andato al cesso e... Allora, prima lui è andato al lavoro, poi certo. Ha fatto colazione, no. Poi si è vestito. Ma non in quest'ordine. Era nudo. Ma non in quest'ordine. Ho detto le cose in ordine a caso. Perché hai partito la radio? Perché hai fatto partire la radio? Perché ho premuto la rotella. Ho girato la rotella del mouse. Qua girano le rotelle del mouse. È vero, sì, che hai messo la scritta explicit content, ma qui girano le rotelle qua. Del mouse. Del mouse. Beh, è sempre meglio le... È perché il mouse è ottico e quindi non ha più la palla. È vero. Non hanno più le palle. Il mouse non hanno più le palle. Una volta i sorci avevano le palle e adesso non ce le hanno più. Poveri sorci, ecco perché sono in via di estinzione. Nello specifico il mio mouse è laser della... Non vi dirò la marca. Il mio è Logitech. Anche il mio. Oh mio Dio, vi ho detto la marca del mio mouse. Ora voglio che la Logitech mi dia i soldi. Certo. Uè, Logitech. Più che altro è una marca svizzera. Uè, Logitech. Fammi girare tu Rui. Tira fuori esatto. I soldi. Guarda che poi lo dico a Jenksa. Sì, ok, a questo punto vengo da voi. Dai, andiamo nel bunker. Sì, ma senza sta merda. A accedere il kite sotto al tunnel. L'insurgente, dopo che l'ho comprato, modificato, eccetera, costa di più. Intanto vedete l'animazione in cui corro come una cretina entrando nel bunker. Vedete l'animazione in cui vedete il personaggio di Inchexai in tutta la sua bellezza. Correre come una cretina dentro il bunker. Vi siete mancati la mia di animazione, che corro come una cretina, ma fa niente. Nice work. Ok. C'è un guardaroba nel bunker? Non lo so, però possiamo prendere una di queste macchinette e girarci. Ah sì? Figata, aspetta. E golf car? Vanno lente, eh? Fai prima piedi.
Facciamo gli autoscontri con le golf car. Guarda, sono sceso giusto perché. C'è anche il clacson! Ecco, mi ho scoperto una cosa divertente del bunker, la macchinetta elettrica. E che passa pure in mezzo alle cose. Ciao, tizio pelato col fucile. Ah, non, tu non hai il sosia di Hamilton. Eh no, il sosia di Hamilton l'hai preso te per prima, che cazzo. Però a me potevano dare il sosia di Mark Webber, Giro scusami. in questo bellissimo magazzino vuoto. Aia. Scusa. Evitiamo di fare i deficienti. Siamo due imbecilli. Dove cazzo sto andando? Non lo so, alcune volte questo bunker me lo chiedo anch'io, è tanto grosso. Allora, mentre noi abbiamo scoperto, posso assicurare che di merce ancora non ce n'è, però le scorte sono un po' più di prima. Io andrei a rubare qualche macchina. Va bene, andiamo a rubare qualche macchina, andiamo, non so, attivo l'MC Club, so. No, rubiamo qualche macchina, ne ho un po' da rubare, ne ho un po' da vendere, sono le Dai. macchine di basso valore, però intanto me le levo dal garage. Se no possiamo consegnare un po' di auto d'esportazione. Esattamente quello che volevo fare, sai? Facciamolo. Quando ho detto vendiamo delle auto, Ah, intendevi intendevo quelle auto. esatto. Ti devo spiegare tutto. Oh, signore, non potete capire, ma io ci voglio bene al Pumpa, cervello. non potete capire. Allora, ok, non è alla mia altezza, ma andrà bene. Cioè, io vado in giro con vestiti tutti con una giacca leopardata, non posso salire su questa schifezza, però vabbè. Aspetta che tolgo la radio perché anche la Senti, musica sto non scherzava in cercando quanta l'uscita in schifezza. realtà. Che cosa stai facendo? Girando come un cretino nel bunker. Parcheggio la macchinetta e se trovo l'uscita esco. L'uscita è una porta in acciaio rossa. Porta in acciaio rossa, credo sia Vicino al parcheggio con le altre auto. questa è una porta finta. La porta in acciaio rossa, ti ci avvicini e tu esci, Ed se non c'è nessun esco. segnalatore vicino. Ah, ok. Di fianco alla guardia, esci dal bunker. Fermata nera di caricamenti. In realtà volevo mettere uno dei completi che avevo comprato, ma non li ho salvati, quindi mi serve un guardaroba. Rubiamo un'ambulanza? E non la possiamo rivendere. Tanto per dove stiamo andando, Però va bene per andare in tanto del ufficio. cazzo, via. Hai preso l'ambulanza? Ottimo. Vediamo se mi fa salire dietro. Sì, mi fa salire dietro. Sapevo io. E l'interno è nero. Ma non è un problema. Tanto la polizia mi sta cercando, c'ho una stella di sospetto, neanche le ambulanze ti fanno rubare a Los Eh Santos. no, eh? Dov'è la libertà, i diritti civili, polizia brutale? Esattamente. Cosa cazzo sto facendo? Jen, segnati una cosa sul quadernetto, la prossima volta che dico rubiamo un'ambulanza, per favore di no. Che cazzo? E ho pure preso danni cadendo fuori, cazzo. Per favore, la prossima La volta seconda che dice ho una rubiamo grande idea, un'ambulanza. No, piuttosto un quale? autobus. No! Ehi, rubiamo un'ambulanza? No! Tu, per favore, rispondi no. Come quando qualcuno ti chiede se sei un dio.
In quel caso devi dire di sì. Sì, esatto. Perché spengo la radio, perché altrimenti qua c'è qualcuno uscito da un musical anni 80, vestito come fosse uscito da un musical anni 80, ti chiede se sei un dio, devi rispondere sì. No. Ma mi hanno messo una taglia di 7000 sopra di me, mi sa che poi tu mi ucciderai e incasserai i 7000. La cosa bella è che Ghostbusters non è un musical degli anni 80, ma Gozer, il gozeriano, è vestito veramente come se fosse uscito da un musical degli anni 80. Aia! Vabbè, sugli anni 80 ci siamo però, eh. Vabbè, sì. Un gruppo cosa stava facendo quell'auto? Un gruppo di italiani sta tentando di fare un fan movie di Ghostbusters, eh? Che c'è? Un gruppo di italiani sta tentando. Beh, se era come quello sui Cavalieri dello Zodiaco. Spero mamma che lo mia, il fan movie sui Cavalieri dello Zodiaco. Che cosa lo imbarazzante! Su YouTube, ma per cortesia non andate a guardarlo. Che cosa? Sopravvivete, scappate via, fate gli immigrati clandestini da qualche altro paese. Però che... non guardate. No, non guardate. È imbarazzante. No, è proprio brutto, non è imbarazzante, è veramente osceno. E non puoi neanche dire è così trash che fai il giro e diventa figo. Oh, stasera la polizia rompe i maroni, eh. Beh, dovremmo chiedere al presidente della regione Lombardia. Maroni, appunto. Vabbè. Ma andiamo tutti in Veneto a farci vaccinare. A rifiutare di farci vaccinare. Io mi rifiuto. Perché? Per cosa? Mi rifiuto per il gusto di rifiutarmi. Esattamente. Mi rifiuto e quindi mi riciclerò. Perché c'è quell'auto in mezzo alla strada? È Los Santos? Cioè, è un po' come chiedere perché ci si spara a Los Santos. Auto della polizia che è apparsa dal nulla. Non è un problema. No, in realtà era sul radar, però. Adesso hanno passato, siamo passati dallo sceriffo. Sì, alla perché polizia. Da Blaine County siamo, da Blaine siamo, County siamo a entrati a Los Santos, esatto. Gli devo spiegare io, perché lui non ci arriva, insomma, sapete. No, ci arrivo. È troppo basso, non ci arrivo. Non ci arrivo. Era una battuta, te la no, spiego in dopo. Questo momento ci arrivo più o meno a tutto. Parliamo, allora, visto che questa serata è talmente interessante, stiamo scappando da, boh, 20 minuti, no, meno. È talmente imbarazzante che anche noi parliamo d'altro. Voi avete sentito che io sto dicendo anche un sacco di... Come cazzo hai fatto? Non lo so, però c'è... Ho girato 5 volte su me stesso, abbiamo anche un piccolo record. Sì, abbiamo perso pezzi di auto a caso. Tanto non era mia, quindi non è che mi importi. Comunque dicevo, noi dicevo un sacco di paccate, quindi io sto sparando stiamo pulotti, cercando comunque. Di inserire le risate fuori campo come le sitcom degli anni 80, così perlomeno qualcuno ride, non sì, noi. Non però. Noi, non voi. Ma qualcuno ride. Nel frattempo, dopo questa bellissima idea, Jenks vi darà le indiscrezioni sulle idee che sta avendo per sviluppare il canale. Prego, Jenks, parola. Oh, allora, noi continueremo. Pensavo di continuare a fare delle dirette più o meno stupide, tipo questa. Poi? E però aggiungere qualche altro gioco, magari Payday 2. Ci ho giocato un po', lo trovo abbastanza complicato. Non è molto easy, devi fare una serie di cose più o meno quando devi te lo dico. Devi farle bene perché altrimenti non riescono. No, cioè, devi fare una serie di cose più o meno quando te le dice il gioco. Cioè è molto guidata come tipologia di gioco. In pratica si interpreta il membro di una banda di rapinatori. E poi?
E quindi niente, devi fare, non so, rapine in banca, andare a recuperare degli oggetti. Credo ci siano anche dei rapimenti tra le opzioni. E ci sono varie cose. C'è una modalità single player in cui si fanno missioni autoconclusive e c'è una modalità multiplayer in cui gli altri giocatori ti commissionano dei colpi e partecipano. E partecipano agli stessi. Quindi, boh, non so. Non so se può essere adatto a una diretta. Probabilmente sì. Probabilmente sì. C'è solo da provare. E per questo. Poi, beh, io sto facendo le ranked di Overwatch. Sto cercando di uscire dal bronzo, come si suol dire, cioè di schiodarmi dal livello infimo a cui mi sono qualificato. Ecco, E spiega questa cosa che molti non la sanno. boh, semplicemente c'è una modalità partita classificata su Overwatch in cui si compete con altri giocatori, con gli altri giocatori sostanzialmente. E in base a quello che fai durante le partite, ti viene assegnato un punteggio che varia da un minimo di 500 a un massimo di, se non erro, Adesso. 4.500. La cosa si sta dilungando un po' troppo, ve la spiego io. È un cane e si è qualificato con un punteggio estremamente Mi basso. sono qualificato con un punteggio estremamente basso. Ieri sera ho giocato con una squadra di gente che si è qualificata con 2000-2005 e vincevamo tutte le partite. Ma non importa. E non importa perché c'è un limite, nel senso che io non posso partecipare alle partite classificate se ho una differenza di più di 1000 punti con i miei compagni di squadra. E questo potrebbe essere un problema, è per quello che sto cercando di arrivare a 1000. Il primo obiettivo è arrivare a 1000, poi 1500, A che punto poi sei? A 2000, che punto poi sei adesso? sono a 948 giù di lì. Hai migliorato. L'ultima volta che ti ho sentito eri a 500. Ma Oh, allora. ho vinto 13 partite di seguito. Finalmente ho schiodato la pula e quindi adesso vado al garage. Ho vinto 13 partite di seguito fino a ieri Oh. sera che ho cominciato a perdere. Infatti ero a 900, 980 quasi, sono arrivato quasi a 980. Quindi ho detto, oh beh, dai, due partite arrivo a 1000 e invece sono ridisceso a 930, 940 giù di lì. A un certo punto della serata ho trovato un gruppo di russi che giocavano molto bene, intorno al livello 1000 anche loro. Scendi dalla macchina perché dobbiamo entrare nel garage. E niente, ci hanno. Insomma, siamo andati un po' avanti. Il fatto è che molti criticano il sistema di attribuzione dei livelli di Overwatch e hanno ragione, perché è abbastanza a caso, secondo me. Poi vabbè, ci sono i giocatori che si divertono a trollare. Ah, ce ne ho Purtroppo ci sono anche alcuni qua. quelli. Allora, siamo in due, c'ho due auto di fascia bassa, le esporto Non ne hai entrambe. di fascia media? Ottimo. No, c'ho solo auto di fascia bassa, con le altre le avevo rivendute. Ottimo. Brunk. Rivenditore specializzato. Ah, stavo entrando Dobbiamo nel guardaroba modificare. io. Eh? Stavo entrando nel guardaroba. Verniciature, colore principale. Cambiata la targa. Vuoi davvero confermare modifica la targa? Sì, verniciature, colore principale. Metallico, tanto chi se ne frega. Colore secondario. Madonna, che roba truzza. Non hai visto cosa sto facendo io, questo qua, Ma tanto. guarda, io sto mettendo robe abbastanza a caso. Sto mettendo le cose più tecnicamente quelle più costose, quelle più in basso, no? Allora, griglie. Griglia cromata c'è già.
cofani. Ah dai, posso cambiare il cofano. Motore sporgente, fanculo. Io sono in attesa degli altri giocatori, penso un po'. Hit neon. Ah sì, truzziamola. Ma che te frega, tanto Ah, non gli ma paghiamo. sto scegliendo roba a caso. Fai benissimo. Ah, gli metto l'alettone questo. Mestrini neri, ovviamente. Io scelgo Ruote. finestrini lim che sono i più neri di tutti, dopo che non vedrò un cazzo, ma per Esatto, niente. credo di aver fatto del mio peggio. Ok. Credo, ok. Oh. Quando vedrai l'auto capirai perché dico che ho fatto il mio peggio. Spengo il condizionatore perché prima ho allagato il balcone con l'acqua di scarico. Cioè, guarda come l'ho conciata. Non mi parte, che cazzo è successo? Oh, che quando È riuscito? lagga così, che palle. Ah, lagga? Aspettavano che io uscissi, porca la vacchetta. Con la strada che scompare diventa difficile, ma spero di non andare a sbattere. Maia, mi raccomando, non fare come me. Ogni volta che sbatti contro qualcosa sono soldi in meno che Lo mi so. entrano. Io sono praticamente circondato da tizi che mi sparano contro. Come se fosse una novità, no? No, io li ho più o meno, non dico seminati, ma anche perché poi li semino, li devo raccogliere, quindi è brutto. Ok. Cosa dicevamo delle risate fuori campo? Ci volevano adesso. Nelle sitcom la Big Bang Theory, roba così. Ma dovremmo trovare un terzo invece, un terzo ospite che commenti le cazzate che diciamo. Potrebbe risultare volgare nei nostri confronti. Ah sì. Merda, sono andato a sbattere. Ma piano. Cioè, un conto se ci insultiamo uno con l'altro, ma non è per un terzo che manco conosciamo, magari. No, un terzo che conosciamo, è quello il divertente. Oh, Lino la gioia, vedi che. Ah, ho sbagliato strada, devo tornare indietro. Winewood. Ho sbagliato strada, merda. Mi inseguono, merda. Questa mi seguono da quando sono uscito dal garage. Mi sparano anche. E io devo andare pianino perché E se io sono nelle a Winewood curve. devo anche tirare perché se non tiro gli altri mi sparano. Poi mi piace il navigatore del gioco che ti fa fare le strade, invece delle strade più dirette ti fa fare quelle più tortuose. Deve essere di Google. No, di Google ti manda nella strada sbagliata. Sì, e in quelle senza uscita.
Ma soprattutto ti dice di uscire a San Martino Sicomario. Lo vuoi mettere? Quanti ti dicono di uscire a San Martino siccome? Tanto Sai, conosco eh. questo. Dai che sei vicino, dai che sei È vicino. in via Mazzini soprattutto. Ah, ma ti sei fermato all'incrocio? No, mi hanno tamponato. Ok, sì, si è fermato all'incrocio, non per colpa sua. E tecnicamente mi sono fermato all'incrocio. Ma neanche Mi gli sembrava NPC strano. sanno guidare qua. Principale causa di incidenti a Los Santos è la deficienza artificiale. Al secondo posto l'utilizzo dell'iFruit. Esatto, ma il primo posto è la deficienza artificiale dei guidatori simulati, perché quella dei guidatori reali non è artificiale. E questo la dice lunga, dato una quantità impressionante di incidenti fatti dai giocatori. Ciao, vai più avanti, c'è l'ingresso sulla sinistra. Segui la strada. Sì, sono entrato. Minchia, bella villetta. Non voglio scassargli la macchina mentre gliela sto portando. Già l'ho rigata un po'. Ah, ecco, ho visto una novità. Ho fatto prima una missione del Motorcycle Club da solo e a un certo punto mi è uscito un avviso che diceva che potevo condividere il guadagno della missione con i giocatori che mi avevano aiutato. Che magari è Ma a me interessante. non me l'ha detto. No, adesso non è uscito. Meccanico, Stil, ci sei? cambiamo Ok, vestiti, va? Oh. Vabbè, non sono vestito peggio del solito, su. più o meno come al solito. Così? Beh, già sei più decente. Te lo dice uno con la giacca leopardata. Aspetta, se no così. No, ne ho uno migliore. Questo. Ne ho uno migliore. Questo. Ho fatto del mio peggio. Ma, cioè, adesso, questo qua che mi investe a caso. Mi salto sulla macchina. Salire. Arrivo, sono salito. Salita. Ok, Non ti dico cosa potrebbe pensare la gente a vedere che tu sali. cosa? Non mi ricordo più. Quanto bisogna aspettare per poter fare un'altra consegna? E cominciamo ad apprenderne portarci una macchina in garage e poi vediamo. Magari ora che ce la portiamo. Possiamo subito farne un'altra. Magari diventa anche una. Sto. Tanto siamo a 1 ora e 10 di diretta, anche se in realtà abbiamo iniziato 10 minuti dopo. È tutto molto bello. Interessante. Una delle cose belle di Los Santos è che quando ti ribalti basta schiacciare un pulsante e se la macchina si raddrizza. No, le scale. Ecco, guarda come no, dove sei? Sei salita? Sei to. Fammi salire. No, così guardi come l'ho conciata a caso. Proprio a caso, non te li sei scelti No, bene. in realtà non è del tutto a caso. Poi ho scoperto che c'era un completo simile tra Sì, quelli c'è un acquistabili. completo. Comunque adesso vado a mettere uno di quelli che ho comprato. Immagino che qui ci sia un guardaroba, no? Del bagno.
Perfetto, il motore grafico non collabora, mi sono incastrato nella porta. Abbiamo un'auto classe media. No, non posso rubarti i vestiti dall'armadio. Indovina perché non puoi rubarmi i vestiti. Perché sono i tuoi? Vorrei ben vedere. Aspetta, che ho delle altre opzioni peggiori, probabilmente. Ah, qui non Io sono scemo. posso. Qui non posso. Ah, perché stava caricando. Però un Interessanti. vestito veramente scemo, eh. Interessanti gli orecchini con la K47. Infatti volevo cambiarlo Sono il vestito. bellissimi. Infatti volevo cambiarlo il vestito. E tanto non mi si apre il menu, è mezz'ora che sto schiacciando M. Ma non ti preoccupare, tanto adesso andiamo in un posto pieno di sbirri e quindi devi tirare fuori le armi, mica il menù. Aspetta. Ecco. Adesso è apparso il menu dopo un quarto d'ora che lo premevo. Allora, io ho un piano, eh. Tu ti fai Hai un vedere vestito così, quando piano? Hai un si otto piano? ridono di brutto, riprendiamo l'auto da sotto il naso. Non credo che Ok. funzioni, però Funzionerà. Ma sarebbe più corretto se funzionasse così. aspetta, hai un piano, ma lo sai suonare? Ci ho provato, eh. No, Però non ci perché sono tanto riuscito. Ma non è colpa mia. è il piano. Il piano andava troppo piano. Come disse. Ero troppo veloce per il piano. Piano però. Sì, esatto. Come disse Tom Waits, non sono Tom io. Waits, non sono io, è che sono ubriaco, è il piano. Tom Waits, che chiaramente è un nome d'arte, il vero nome era italianissimo, era Tommaso Aspetta. Certamente. Lui non nasconde, non lo sa Beh, nessuno, però è chiaro. aspetta, aspetta. Un regista italiano di film di fantascio horror, avventus al cazzo, si chiamava Margheriti e il suo nome d'arte è stato Daisies per un periodo. E indovina perché era contento di quel nome D'altra d'arte. parte vi ricordo che A.B. Clusher è il nome d'arte di Sergio Corbucci. Splat. Sono troppo in alto, non posso sparare a tutti. Ok, ho ucciso quello dietro la macchina. Ce n'è ancora uno? Ti presto pure l'insorgente. Aspetta che risalgo. Perfetto. Ti seguo. Ti seguo. Prima di interrompere la diretta, consegniamo l'auto. Prima di interrompere la diretta, Sì. ricordamelo che ti mi ammazzi e ti Ah prendi già, la c'è taglia di ancora la 7 taglia? litri. C'è ancora la taglia? Ah già, siamo solo noi due in sessione. Come cazzo hanno fatto a prendertela la taglia? Allora, l'alternativa è aspettare 3 ore, che la taglia mi pare che se ne vada Ah, via, ti però sparo sai, io. farmi fare durare una diretta 3 ore non mi va, anche perché domani mattina mi devo alzare presto. Ecco. C'è poco sterzo sta a fare. Ah, perché non hai visto quest'auto? Poi. Ho visto che hai fatto retromarcia per tornare indietro. Quando vedrai quest'auto qua, poi ne potrei riparlare, potremo Cioè, di riparlarne buono che è un po' sull'auto. più veloce di me, quell'auto lì. Un po' più veloce della Pula. Se fosse ancora più veloce sarebbe meglio, ma non si può avere tutto dalla vita.
Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano? Ma costerebbe anche 2 o 3 milioni di euro, eh. Vabbè, sì, anche. Non so cosa sto facendo, ma è divertente. È una cosa buona, meno divertente. Sono finito sui binari del treno. Non ti sta inseguendo la polizia? No, mi ha appena sganciato. Buona, consegna, aspetta che vengo a prenderti. Sono qua. Aspetta, arrivo, arrivo subito. Sì, sì. Era da un po' che non la prendevo, ma visto che l'ho pagata un sacco di milioni. Allora, se premi il freno a mano, il tasto del freno a mano, fa le curve in uno spazio decente l'insurgente. C'ho delle missioni speciali. La Secure Serve mi ha vuole affidare delle missioni speciali che probabilmente faremo la prossima volta. Sì, anche perché sono le 22:20. Dove sei? Sto entrando nel magazzino. Io sono appena uscito. Esco dal magazzino. Dal magazzino, come dicono a Milano. Come cantava Elio, nelle gabine e nei magazzini. Dove sei? Dove sono uscito dal magazzino. Non ti vedo più. Sta caricando. Io ho uno schermo nero. Sono fuori al magazzino. Ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo. Stai fermo lì. Dai, avanti. Killara, killara. Non con la macchina. Ma ho premuto F, vabbè. Non ti posso sparare. Aspetta, sei verde. Fatto. Oh. Oh oh. Cosa è successo? Si è riempito di punti rossi. Ah, morbillo? No, lo schermo. Lo schermo al morbillo non è vaccinato. Pure ce l'ho l'antivirus. Non ho trovato una lampadati. Indovina cosa faccio? La rubi? Sì, e dall'altra parte della strada dove sono io ce n'è un'altra. Mi stanno sparando addosso. Appena risolvo il problema. Vabbè, ma sono solo PNG. Oh, ma adesso gli. C'hai la Ruiner lì di fianco. Non so se me la fa usare. Tecnicamente è mia, potresti usarla. Adesso faccio il giro dell'isolato, vado a prendere la Ruiner e vediamo cosa succede. Intanto ho cagato delle Claymore in giro e sto uccidendo gli NPC in quel modo. Che non capisco perché ce l'avevano su coltello. Adesso arrivo alla Pula. Vediamo se mi fa prendere la Ruiner. Sì, me la fa prendere. Si può nemmeno sorpassare a destra adesso. Ah, e il turbo boost. E salti. Ottimo. Visto che salti anche da fermo, proprio turbo boost. Sono saltato da fermo anche parecchio. Comunque, figata. Il concetto è quello. Porca vacca. Ho fallito l'acrobazia folle. Sono andato contro il palo del semaforo. Che sfiga. Odio quando succede. Ok, mi stanno scomparendo le texture. Adesso appena perdo lo status di ricercato ti rendo l'auto e direi che potrei finire la diretta. Wow.
guarda, tecnicamente la puoi lasciare anche dove ti sì, trovi sì, dove lì. mi pare. Sì, no, quando sloggo la mollo lì. Ok, sono finito in autostrada contro mano. Farlo fuori strada allo Santos è normale, in autostrada è più divertente. Contro mano. Appunto. Ah, sì, qui c'è un attacco banda che ho già fatto. Beh, con la Ruiner è più facile un attacco banda, eh. Beh, ho saltato e ho picchiato contro il ponte, il cavalcavia. Sei ancora ricercato? No. Io direi di interrompere quella diretta. Sì, porcheggio e interrompo la diretta. L'ho rovinata un po', Ma chi se ne frega, tanto quella volta dopo. Ti autoripara, lo so. Va bene, io ridarei per GTA l'appuntamento a sabato. E ci vediamo sabato, malandrini della giovedì o venerdì sera. Magari Payday, non lo so, devo vedere se ci sono. Allora, venerdì vedremo cosa faremo. Comunque annuncerò sabato, sul canale sabato sera, sabato criminale, malandrini della sera, e rapinatori, rapitori della domenica, cioè del sabato, dei bassi fondi di Los Santos. Ci vediamo sabato. Per tutti gli altri ci possiamo rivedere probabilmente nei prossimi giorni con sì? O con i due, dipende da come vediamo, ci siamo, ancora provarlo onestamente, e quindi io so. E buon gen vedremo. Tanto per sono passato in full screen con la webcam, ciao, così si vede che ho tagliato i capelli. Sì, ho tagliato, Ho tagliato i capelli. Oh mio Dio. Beh, ragazzi, io vi saluto e anche Gianxa saluta, vi saluta, saluta. Ciao. Alza la zampina. Ciao. È quello che ho appena fatto. Ciao, lo rifaccio, aspetta. Ciao. Ecco, adesso sono inquadrato perché la telecamera è lì. Riconoscibile dall'apposita lucina blu. E visto che tendiamo la nostra deficienza aumenta ogni giorno che passa. Ci vediamo i prossimi giorni. Può essere che torni tra poco con Overwatch. Comunque, per adesso, buonanotte e buone botte. Ciao. Ciao.